C'è grande attesa per la nuova stagione del commissario Ricciardi. La serie televisiva Rai, ispirata ai romanzi di Maurizio De Giovanni, ha riscosso un grande successo nella prima edizione e ora sta per tornare nei teleschermi degli italiani. Catturare gli assassini è l'ossessione di Luigi Alfredo Ricciardi, afflitto da una maledizione ereditata dalla madre. Vede i fantasmi delle persone morte in modo violento e ne ascolta l'ultimo pensiero. La location principale è Taranto. Alcune scene sono state girate anche a Massafra e a Napoli, un'ambientazione che ci riporta a quella degli anni 30 durante il governo fascista, con uno straordinario lavoro, ci dice il protagonista principale della serie, Lino Guanciale. Sì, un grandissimo lavoro in termini di ricostruzione scenografica, di ricostruzione storica dal punto di vista dei costumi. Si è cercato di fare ancora più di quanto non si fosse già fatto ed era molto per la, per la prima stagione, perché sappiamo quanto questa, questa storia sia attesa da chi l'ha amata quando è andata in onda due anni fa. In questa seconda stagione alla sensuale Livia, che da tempo prova a scalfire il cuore dell'uomo e sembra disposta a tutto per conquistarlo, si aggiunge la contessa Bianca Palmieri di Roccaspina, con cui Ricciardi ha molto da condividere, ad interpretare il personaggio l'attrice Fiorenza D'Antonio. Io interpreto Bianca Palmieri, contessa di Roccaspina, e il mio personaggio è stupendo, cioè io l'ho amato follemente, è stato... È stato un incontro e un amore poi per me. Diciamo che eh, leggendo tutti i romanzi la, le prime immagini che mi sono arrivate sono state quella di un cigno, perché proprio così la descrive il duca marangolo. Eh, una donna che è cresciuta nello sfarzo assoluto che però ora si ritrova a dover fare i conti per vedere se con gli spiccioli riesce a prendere un autobus. Quindi, eh, una donna che ha vissuto tanti dolori e delusioni che però non si è mai arresa, anzi, ha una formidabile resilienza. E, una donna che non ha smesso di credere nell'amore, una donna che se ne infischia dell'opinione eh, superficiale delle, delle persone, nonostante il contesto in cui è cresciuta. E, piccola, non so se vi può interessare, però, per prepararmi al personaggio, al di là di tutta la ricerca interiore e di film, libri, eccetera. C'è stato il valzer di Shostakovich che mi ha ispirato molto per le movenze, ma anche per il moto interiore del personaggio perché è brillante, ma anche denso e graffiante, diciamo. È una donna che, che non si piange addosso, va avanti. Combatte. Dunque il countdown sta per scadere ancora qualche giorno e la crime fiction, diretta da Giampaolo Tescari e coprodotta da Rai Fiction, Climate e Raicom, tornerà in prime time su Rai 1. La messa in onda della prima puntata è prevista per lunedì 6 marzo alle 21.25. Ma chi Ma va tutta questa confidenza.